Libri TV incontra oggi Lorenzo Capofavilli, autore del libro Crisi, edito da Reality Book. Lo incontra in una conversazione condotta da Alessandro Massari, curatore del volume, che si è tenuta il 19 agosto 2015 nello studio dell'autore. Lorenzo Capofavilli, nato nel 1920 e laureato in economia e commercio, è un esperto dottore commercialista. Ha lavorato lungamente per l'amministrazione finanziaria dello Stato, svolgendo attività di verifica dei bilanci di grandi società come la Serono, l'API, l'ANSA, quindi un vero esperto in materia di contabilità e bilanci. Alessandro Massari è un consulente in materie giuridiche ed economiche, giornalista, ha collaborato con vari gruppi parlamentari e durante il governo Monti ha partecipato alla stesura, del nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione. Chi segue Libri TV ha già avuto modo di ascoltarlo in altre conversazioni e interviste, soprattutto su materie inerenti l'economia e la finanza, ma non solo. Il libro è intitolato Crisi e prendendo spunto dalla crisi italiana che in qualche modo abbiamo importato a suo tempo dagli Stati Uniti, pone la lente sul bilancio come elemento centrale di conoscenza e analisi della realtà. Si parlerà in questa conversazione dell'affidabilità dei bilanci come rappresentazione della realtà economica di società ed enti, e quindi di diritto alla conoscenza dei consumatori, siano essi azionisti, obbligazionisti o altro. Ci sarà un excursus in ambito internazionale, cioè risalendo all'origine della crisi, la conversazione proverà a sintetizzare le distorsioni del sistema del credito negli Stati Uniti. Si parlerà di titoli salsicciotto, di situazioni che sono sfuggite ai bilanci e quindi alla conoscibilità da parte dei cittadini, investitori. Ovviamente, tornando nell'ambito italiano, si accennerà anche all'importanza dei controlli e dell'efficienza degli organi preposti al controllo delle attività economiche e finanziarie. Ma ci sarà anche lo spazio per la proposta, parlando di obbligazioni convertibili. Ricordiamo che il libro è edito da Reality Book e in chiusura contiene la trascrizione di un'intervista su questo libro a Sergio Rizzo, realizzata da Alessandro Massari, registrata per Radio Radicale e disponibile per essere ascoltata interamente sul sito radioradicale.it. Lorenzo Capofavilli, autore del libro Crisi, intervistato da Alessandro Massari. Grazie a Liberi TV ci troviamo a dialogare su un libro che è appena uscito grazie all'editore Reality Book dal titolo Crisi. L'autore è Lorenzo Capofavilli, un uomo che ha servito lo Stato prima lavorando nella pubblica amministrazione e poi impegnandosi come libero professionista e conoscendo approfonditamente il mondo dell'economia e della finanza. Io sono Alessandro Massari, ho curato questo volume e ho avuto un piacere enorme nella conoscenza di Lorenzo Capofavilli e nella conoscenza che mi ha trasferito nella lettura dei bilanci. Lorenzo, questo libro ha un filo rosso, cioè la capacità e la necessità di leggere i bilanci per comprendere l'andamento dell'economia reale, siano essi i bilanci delle società private, siano essi i bilanci dello Stato. Com'è nato in te il desiderio di narrare la storia della crisi partendo dalla lettura di bilanci e poi proporre una soluzione per superare quello che appare un pantano? Io sono stato inizialmente vice direttore, è un grado, non è una qualifica, al secondo ufficio il posto di lettere di Roma, dove ho fatto verifiche contabili, che sono in realtà delle revisioni contabili, importanti grosse società come l'ANSA, l'Istituto Medico Farmacologico Serono, l'API, ed altre società. Quindi mi sono reso conto che questi bilanci non sono reali e non sono reali per diversi motivi. Prima di tutto perché non è prevista la contabilità per l'inflazione, quindi le contabilità che non tengono conto dell'inflazione non sono contabilità reali. Secondo, oltre che non sono reali perché manca la contabilità sull'inflazione, non sono reali perché si debbano adeguare in particolare agli studi di settore. Naturalmente, siccome poi l'imposizione è molto forte in Italia, che raggiunge, secondo alcuni studi, anche il 51% sulle imprese, l'imprenditore
non posso sostenere questi cose, è portato ad evadere, cioè a fare delle scritture contabili false e quindi false in bilancio. Lorenzo, dalle tue esperienze abbiamo visto che insomma hai avuto rapporti con l'ANSA, cioè con l'informazione, con la Serono, cioè con l'industria chimico-farmaceutica, con l'API, che è un'industria che si occupa sempre della chimica, ma una chimica per il settore energetico. Diciamo che tu hai dato un quadro, un parametro dei vizi che sono peculiari del nostro paese. Mi riferisco soprattutto all'utilizzo degli studi di settore che, ricordiamo agli ascoltatori, sono un mezzo in base al quale lo Stato presume che tu guadagni e quindi devi pagare una certa somma di tasse, ma non fa un controllo effettivo in base ai bilanci, che è invece la soluzione che tu hai prospettato nel tuo libro come diciamo la più efficiente per poter evitare sia la vessazione fiscale sia l'evasione fiscale. Volevo però anche chiederti come mai, rispetto alla prima versione di questo libro, che era tutta centrata sul problema del falso in bilancio, hai deciso di ampliare il novero delle questioni in gioco andando a cercare le cause della crisi globale internazionale, trovando anche lì dei nessi evidenti tra la finanza ombra, il sistema bancario internazionale e la possibilità di mettere fuori dal bilancio alcuni titoli che poi sono i famosi titoli tossici che hanno creato un effetto domino che si è riversato dalla finanza fino all'economia reale. Il libro è intitolato Crisi e quindi la prima cosa da affrontare è effettivamente come la crisi si è sviluppata, perché si è sviluppata, quali sono stati i provvedimenti adottati dai vari stati e i risultati che ne sono conseguiti. È nata per effetto di una esplosione dei titoli relativi ai beni immobili, in quanto il Presidente degli Stati Uniti ha aiutato in questo qui dalla Federal Reserve e anche da altri istituti, le banche hanno concesso mutui ai privati, poi hanno trasferito questi mutui ad altre società che hanno trasformato questi mutui in titoli negoziabili, quindi hanno frazionato il mutuo unico in tanti piccoli mutui rappresentanti da titoli che erano negoziabili sui mercati finanziari. E questa esplosione di titoli, malgrado che il mercato degli immobili è un mercato ristretto, però sono stati messi un'infinità di titoli perché davano molto guadagno alle società che li mettevano e ai promotori finanziari. Per cui questi titoli sono stati acquistati non solo in America, ma in tutto il mondo occidentale. Per cui, soprattutto dalle banche, che si sono rimpinzati di questi titoli che ormai a conti fatti non valevano più, perché quando i titoli sono andati in pagamento, le banche non hanno avuto la possibilità di pagare i titolari di questi titoli. Se posso capire qual è stato il filologico conduttore, innanzitutto partiamo dal nuovo ordine mondiale perché c'è una considerazione politica. Gli Stati Uniti volevano rimodellare il mondo, purtroppo abbiamo visto che hanno fallito. Altissime spese militari hanno fatto crollare i consumi interni. Bush ha cercato di aiutarli con le due famose società finanziarie pubbliche, Fannie Mae e Freddie Mac,
che hanno emesso questi titoli. La banca però, se non ho capito male, si è avvalsa anche di società veicolo, cioè delle società che erano di fatto appartenenti a un gruppo industriale ma che non facevano bilanci consolidati. No. Per questo tramite è stato possibile fare dei famosi titoli salcicciotti dove mettevi insieme obbligazioni, titoli, investimenti, mutui e alla fine non si conosceva più qual era l'entità del rischio e qual era l'entità dell'opportunità. E quindi per un effetto domino c'è stata questa possibilità virale. Eppure una domanda nasce spontanea. Gli Stati Uniti sono stati capaci di nazionalizzare le banche dopo averne fatta fallire una e poi rimetterle sul mercato. In Italia invece noi abbiamo accumulato debito pubblico per 60 anni ininterrottamente, quindi noi non abbiamo dovuto attendere i banchieri per fare danni ai conti pubblici. Ritorniamo quindi al nesso che tu stavi accennando prima. A tuo avviso, perché in Italia i governanti e i governati non accettano la cosa più semplice, cioè andare a leggere i bilanci e poi pagare quanto dovuto effettivamente invece che utilizzare un succedaneo, come sono gli studi di settore, in cui si dice tu devi guadagnare minimo questa cifra, massimo l'altra, sembra quasi un forfettario, insomma un accordo forfettario tra cittadini e governo, e tutto questo lo si deve a Tremonti che nel 2001 con una famosa pubblicazione, un libro bianco, lui teorizzò lo spostamento della tassazione dalle persone alle cose. Questo per te è una cosa dannosissima, puoi dirci perché? Perché la tassazione in base al bilancio è quella che dà i maggiori redditi possibili, non solo, ma in base al bilancio è possibile prendere gli elementi per controllare altre società, altri contribuenti, i cosiddetti controlli incrociati. Purtroppo alla tassazione in base al bilancio, che è fondamentale che per tutta l'economia nazionale, alla tassazione in base al bilancio sono, o perlomeno quando io ero nel secondo ufficio di distrettuale delle imposte dirette, erano addetti personale che non conosceva nemmeno la partita doppia. Quindi una grave carenza culturale, voluta o no? Io ho l'impressione che è una situazione piuttosto voluta, perché a mettere persone a tassare i bilanci che siano veramente competenti non ci vuole molto a capirlo. Quindi se non si fa è perché le cose vanno bene a tutti quanti. Cambio ancora argomento, perché il libro è vario e ne affronta tanti. Tu sei particolarmente severo con la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato, Città del Vaticano e l'Italia, e hai quantificato una serie di costi che noi dobbiamo sostenere in un momento particolarmente difficoltoso. Però abbiamo scoperto in questi giorni che per il problema dell'assistenza dei migranti c'è numerosi prefetti che stanno chiedendo aiuto ai cittadini. Tra i cittadini privati emergono nuovamente queste case di accoglienza in mano ai istituti religiosi che hanno diritto all'8 per mille, che non pagano l'ICI e si troveranno con l'altro a fare dell'accoglienza ai migranti perché vengono considerati privati. Tu hai speso poche parole ma sdegnate nei confronti di questo sistema, ma consideri i preti una sorta di mercante nel tempio? Penso di sì. Ora, l'attuale Papa è indubbiamente una gran brava persona, una persona onesta, eccetera, ma l'apparato religioso mi sembra più un'industria che altro. Beh, definirla industria è, come dire, una cosa addirittura riduttiva a mio avviso, perché il potere che ha la Chiesa Cattolica, che ha nello specifico questo Papa, è molto molto ampio. E non sono state fatte però commissioni d'inchiesta su questo, perché chiaramente essendo uno Stato sovrano noi non abbiamo il potere per investigare, ma possiamo solo verificare sui nostri bilanci qual è la quota di denari che noi cittadini italiani trasferiamo allo Stato Città del Vaticano.
Però tu sei concentrato anche sulla parte dei controlli e sei stato severo con le istituzioni che in Italia avrebbero dovuto prevenire tutta una serie di disfacelli. Mi riferisco a Banca Italia, alla Consob e all'Antitrust. Come mai tu, che adori delle istituzioni rette, giuste e rispettose del diritto, hai trovato un comportamento quantomeno anomalo nell'Antitrust, nella Consob e soprattutto in Banca Italia? E aggiungerei anche la Corte dei Conti. Sì, decisamente, soprattutto per quanto riguarda il bilancio pubblico. Perché tutti questi enti che dovrebbero controllare, la Banca d'Italia dovrebbe controllare le banche, la Consob dovrebbe controllare le società, non fanno un controllo effettivo, cioè dovrebbero sottoporre la Banca d'Italia alle banche, la Consob alle società che hanno titoli quotati in borsa, a delle revisioni contabili effettive, non a delle revisioni in base a parametri come fa l'ufficio imposte con le imprese. Beh, è particolarmente attuale questa tua considerazione, perché dove non può la virtù può il bisogno. Sai che il governo sta cercando di aggregare le banche popolari, mi riferisco a casi famosissimi come la Carige, come altre banche, che l'Ubibanca, banche che hanno goduto di un glorioso passato e che poi si sono, come dire, sfaldate sotto i colpi non tanto e non solo della crisi, quanto dell'imperizia e anche della scarsa predisposizione all'investimento per premio alla migliore parte economica del paese, cioè quella produttiva. Non sono stati dati investimenti a chi voleva fare impresa, ma hanno dato soldi agli amici degli amici. E a questo riguardo ci sono le nuove regole di Basilea 3, cioè sulla necessità di avere un capitale all'interno delle casse delle banche che possa garantire la quantità di prestito circolante. Non stiamo a spiegare che cosa sia la leva finanziaria, ma insomma tutti sanno che per ogni euro depositato la banca può prestarne al massimo 8 per le regole attuali. Questo non è stato rispettato negli Stati Uniti, non è stato rispettato in gran parte d'Europa e adesso abbiamo scoperto che anche in Italia non è stato rispettato, non per investimenti ma per legami e collusioni politiche. Appunto per questo motivo è sorto Basilea 3, che ha imposto dei rigidi parametri. Dei rigidi parametri alle banche. Questi parametri potrebbero essere validi in tempi normali, ma in tempi di crisi galoppante come quella che stiamo vivendo, bisogna che le imprese abbiano liquidità. Se le banche debbono trasportare questa liquidità a immobilizzarla per far fronte ai rischi, non possono finanziare le banche. Per cui Basilea 3 sul momento, secondo me, andrebbe sospesa. Ma questa è la tua considerazione, una considerazione che tu hai fatto anche rispetto alla gestione della cosa pubblica. Nel tuo libro tu lodi l'azione di immediata riparazione al dissesto finanziario del governo Monti, però contemporaneamente sostieni quanto, e l'hai sostenuto in tempi non sospetti, cioè ben prima che i provvedimenti fossero stati adottati, che non si può curare un malato con una cura troppo dolorosa. E noi sappiamo che per poter ridurre il debito pubblico, per poter avere quindi una credibilità internazionale e per poter avere delle risorse spendibili, c'è bisogno di denaro, c'è bisogno di investimenti. Una soluzione che tu hai descritto nel libro, perché è stata addirittura il frutto della tua tesi di laurea e hai riconosciuto che il professor Mario Baldassarri parallelamente, separatamente, chiaramente è stata proposta, tu proponi di creare un fondo in cui contenere tutti i beni immobili del nostro sistema paese per poi poterlo vendere frazionato in obbligazioni sicure e garantite.
Come mai sei convinto che dopo tutte le speculazioni fatte, dopo tutta una campagna di terrorismo psicologico, perché poi in questo si è tradotto l'attività di informazione che è stata fatta sulla crisi, ritieni che questo possa essere qualche cosa di ben accetto ai nostri concittadini? Quello che io propongo è che questa società, nuova società, possa emettere delle obbligazioni convertibili. Lorenzo, per i nostri ascoltatori, cosa sono le obbligazioni convertibili? Le obbligazioni convertibili sono obbligazioni emesse dalle società, in questo caso lo Stato, o dallo Stato, che possono essere convertite in azioni della società stessa o di una società diversa. Senza alcun obbligo. Sì. E questa è la garanzia per tutti quanti i cittadini, quindi. Prego. Quindi sono obbligazioni, oltretutto quanto, che hanno il vantaggio di essere anche anonime, mentre invece le azioni sono tutte nominative e hanno il vantaggio di avere la sicurezza della garanzia, perché a fronte di questi debiti obbligazionari convertibili ci sono delle garanzie che la società che emette questi titoli offre agli obbligazionisti. E quindi in questo modo tu consideri però un orizzonte temporale ampio, perché sappiamo che se si mettono sul mercato grandi quantità di beni, queste perdono valore. Quindi immagino che tu abbia prospettato un orizzonte temporale ampio per poter realizzare questa operazione. Sì, e questo qui anche il professor Baldassarri l'aveva detto, cioè se noi mettiamo sul mercato i beni dello Stato, questi beni si svalorizzano, mentre invece se possono essere acquistati in tempi, in un lasso di tempo molto ampio, ecco che lo Stato può venderli al momento opportuno. Ogni volta che c'è stata una vendita di beni statali, non una vendita, ma è stata sempre una svendita. Ritornando alla parte più tecnica, tu individui nella legge attuale che regola il falso in bilancio un falso, nel senso che non esiste una legge sul falso in bilancio, ma esiste il reato di false comunicazioni in assemblea, ovvero quando c'è l'assemblea dei soci si leggono i risultati del bilancio e se quei risultati che vengono comunicati pubblicamente sono falsi c'è il reato. Tu però sostieni una cosa diversa: essendo il bilancio redatto prima, il reato si consuma prima. Vuoi spiegarci questa cosa? Oggi la legge regola le false comunicazioni fatte in assemblea dagli amministratori, dai sindaci, ma sono false comunicazioni, non sono false in bilancio. Il falso in bilancio viene commesso allorquando vengono alterate le scritture contabili. E secondo te, la contabilità in base al bilancio, unita a questa nuova fattispecie, come si usa dire tra giudizi, cioè a questo nuovo tipo di reato, potrebbe dare una soluzione effettiva? Penso di sì. Se effettivamente potesse attuarsi un'effettiva tassazione in base al bilancio, allora ci sarebbe un maggior gettito effettivo allo Stato. Ci sarebbe veramente una lotta all'evasione fiscale, però bisogna fare una tassazione in base al bilancio. Una tassazione in base al bilancio si può fare solo attraverso una revisione contabile del bilancio. E io invece vorrei narrare ai nostri ascoltatori, ai nostri interlocutori, il fatto che il Parlamento pochi mesi fa ha rimesso mano a questa legge, ha aumentato le pene, cioè ha dato un numero di anni astrattamente comminabili se uno compie il reato, ma ha eliminato anche quei piccoli residui di possibilità di controllo quando esisteva il dubbio. Se con la legislazione precedente, in qualche caso, quando esisteva un legittimo dubbio, si andavano a controllare i bilanci, in questo caso è stato completamente spazzato via. Secondo te, Renzi,
potrà riuscire a realizzare le tante riforme di cui il Paese ha la necessità e di cui tu fai due proposte concrete. La prima già abbiamo visto che non ce l'ha fatta. Non solo Renzi, ma anche alcuni governi precedenti a Renzi, parlo del governo Monti, del governo Letta e lo stesso Renzi, hanno l'intenzione di modificare la legislazione fiscale, ma purtroppo incontrano difficoltà negli stessi partiti che lo sostengono, perché ci sono degli interessi precostituiti che non si riesce a scalfire. Non hanno proprio la forza politica per poter modificare lo stato attuale delle cose. E spaziando in questo pendolo, in questa bilancia tra cosa è accaduto in Italia e cosa è accaduto all'esterno, ora a me sembra che i recenti fatti della Cina e le svalutazioni che sono state fatte abbiano condotto la Merkel a più miti consigli, perché è proprio di questi giorni la notizia che il piano per la Grecia è stato approvato, il terzo salvataggio è stato fatto, speriamo che vengano fatte le riforme istituzionali necessarie anche per dare alla Grecia un sistema migliore dell'attuale, che è molto simile a quello italiano, sia per quanto riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la tendenza all'evasione della popolazione e degli imprenditori. E rispetto allo sfondo naturale che noi tutti condividiamo, soprattutto io e te, cioè la soluzione di un'Europa federale, come ritieni di poter indurre a ragione paesi che si sono dimostrati egoisti e incapaci di avere una visione lunga? Dunque, una politica di assoluta austerità impedisce allo Stato che subisce questa imposizione di poter attuare una politica per cui l'economia reale non può crescere. Bisogna diminuire questa austerità. D'altra parte la Germania ha avuto più volte gli sono stati più volte condannati i debiti conseguenti alle guerre che la Germania aveva prodotto, appunto per evitare che in Germania prendessero il potere alcune forze, come è avvenuto nel 1933, se non erro, in Germania, con l'avvento del nazismo. Ora, io sono del parere che chi fa i debiti li debba pagare, però pagare i debiti e austerità contemporaneamente non è possibile. Bisogna che questi debiti vengano diluiti nel tempo, vengano aiutati anche con altri debiti, anche con altri finanziamenti, di modo che debba ripartire l'economia reale. Se non parte l'economia reale non è possibile il risanamento delle economie dei paesi disastrati. Mi fa venire in mente un vecchio motto popolare: chi ha un piccolo debito ha un problema, chi ha un grande debito scarica il problema sul suo creditore. Ma a me appare una cosa evidente: ormai nella moderna civiltà le guerre non si fanno più con le armi, nonostante i fatti che stanno accadendo in Medio Oriente, ma ci sono due grandi modi per combattere le guerre: la finanza e l'informazione. Cosa ritieni rispetto a queste due capacità produrre danni effettivi ai paesi e produrre una disgregazione politica, non solo economica? Purtroppo l'Unione Europea non è stata realizzata, è stata realizzata soltanto la moneta. Stati, c'è una moneta senza stati e c'è uno stato senza moneta. Ora,
il fatto che la crisi è stata affrontata dai vari stati componenti dell'Unione Europea, ciascuno in funzione dei propri interessi. È mancata proprio questa collaborazione tra tutti gli stati europei per poter fronteggiare vittoriosamente la crisi. L'ultima provocazione, poi non ti faccio più domande. Ringrazio Radio Radicale perché ha consentito di trascrivere un'intervista che ho fatto a Sergio Rizzo su questi argomenti nel mese di aprile. Sergio Rizzo ha apertamente detto che nel mondo i debiti di guerra quasi mai sono stati pagati e infatti dal 1800 ad oggi, da quando si conteggiano queste cose, sono stati 287 casi di default. Noi sappiamo che è il Parlamento inglese che a un certo punto trasferisce il debito dal sovrano al Parlamento. Noi ci troviamo però in Europa con un Parlamento che è molto poco sovrano, con una Commissione europea che è stata esautorata completamente dalle proprie competenze, i propri obblighi, i propri doveri. E come ho detto, la Merkel sembra sia stata indotta a ragione più dalla svalutazione cinese e il pericolo che questa svalutazione travolgesse tutto, piuttosto che da un sentimento di sincera necessità e condivisione del progetto europeo. Insomma, tu ci stai parlando di qualche cosa che è razionale, ma se dovessi dare una speranza a un giovane e dirgli aderisci all'euro, vota per un'Europa unita, cerca di essere una persona che si comporta da cittadino, cioè che rispetta i propri doveri ma poi pretende i propri obblighi, tu l'hai fatto per una vita. Un giovane come potrebbe farlo e soprattutto perché dovrebbe farlo? Io sono un convinto europeista. Però è chiaro che un'Europa così non funziona, non va. Bisogna che si arrivi a un'effettiva federazione di Stati. Bene Lorenzo, io credo che queste pochissime e chiarissime parole racchiudano un po' il senso della tua grande fede nella ragione. Hai vissuto una vita, come ho detto, da civil servant, hai poi abbandonato il posto pubblico per intraprendere l'attività come libero professionista, ma il pessimismo basato sui fatti, il pessimismo della ragione, è prevalso. Con questo messaggio di speranza per i giovani, perché sappiano battersi per i propri diritti, perché sappiano avere delle esperienze che eccedano i propri angusti confini nazionali e anche i propri interessi spiccioli, invitiamo tutti a leggere il libro Crisi perché, come detto, analizza in modo puntuale tutti i problemi e tutti i fatti, però si azzarda a dare delle soluzioni, cosa che in Italia è particolarmente raro perché siamo tutti pronti a criticare, ma non siamo mai pronti a proporre. Quindi grazie per questa tua fatica letteraria, nell'augurio che possa essere condivisa dal maggior numero di cittadini italiani ed europei.